La notizia curiosa del giorno è una notizia che riguarda Tesla ed è una notizia che riguarda soprattutto le azioni di Tesla, ovvero mettiamo in ginocchio Elon Musk e le azioni Tesla. Dalla Germania l'articolo shock. Allora, andiamo a vedere di che cosa si tratta, ma l'avrete già capito. Allora, nonostante Tesla sia quotata in borsa già da qualche anno, c'è ancora chi pensa che la grande scalata del produttore californiano sia una enorme bolla speculativa. Ne abbiamo tanti anche qui, di più o meno tristemente famosi su YouTube, che pensano questo. Un quotidiano tedesco, ad esempio, ha appena invitato gli investitori a mettere in ginocchio Elon Musk. Un quotidiano tedesco ha appena invitato gli investitori a mettere in ginocchio Elon Musk. Che il valore finanziario di Tesla sia cresciuto in maniera abnorme negli ultimi tempi è sicuramente vero, arrivando a valori superiori persino a quelli di Toyota e Volkswagen, aziende che vendono volumi circa 20 volte superiori a quelli Tesla. Esistono diverse analisi che vedono il fenomeno Tesla come destinato a ridimensionarsi con il tempo e dunque facendo prima o poi scoppiare la bolla che ha gonfiato. Quella del Frankfurter Allgemeine però sembra una provocazione davvero dura da digerire. Allora, io più di una volta ho detto nei miei video che in realtà il titolo Tesla non è Tesla Motor, ma è Tesla Corporation, cioè è il titolo Tesla segue tutta la galassia Tesla, quindi quando il titolo sale o il titolo scende, non lo fa solo per le vendite della Tesla Model 3, cioè perché risente delle vendite della Tesla Model 3, ma lo fa per tutto il comparto, per tutto il cosmo di Tesla, quindi tutto ciò che riguarda Tesla e che riguarda Elon Musk, quindi SpaceX, piuttosto che Solar City, piuttosto che insomma, tutte le aziende, la Boring Company, cioè tutto ciò che ruota nel mondo di Elon Musk. Infatti il titolo non è più Tesla Motor come era all'inizio, ma era appunto Tesla Incorporation. L'ho già detto più di una volta, però continuano a fissarsi su Tesla, perché Tesla, il nome è quello lì, e quindi continuano a pensare solo ed esclusivamente alle vendite delle automobili. Ma in realtà, come ho detto, c'è cioè, Starlink, tutto il discorso dei satelliti in bassa orbita, quindi cioè, è tutto il discorso Solar Roof, cioè, Solar City, cioè ogni diciamo, successo commerciale o anche cosmico, perché parliamo anche poi di orbita intorno alla Terra e quant'altro, cioè fa risentire in senso positivo il titolo, cioè è tutto il business che ruota intorno a Elon Musk e alla sua corporation che fa chiaramente salire o calare il titolo. Quindi potrebbe essere vero che in termini di pura produzione automobilistica è sovrastimato, ma come ho avuto modo di dire più di una volta, e non lo dico solo io che non sono nessuno, in realtà il discorso qui è ben maggiore, è ben più ampio. Dalle colonne del giornale sarebbe arrivato questo consiglio agli investitori: vendere le azioni del titolo così da farlo crollare, mettendo di fatto Elon Musk in ginocchio. L'articolo va anche oltre. Il consiglio principale sarebbe quello di scommettere contro il CEO sudafricano vendendo azioni scoperte e scommettendo sul crollo del loro prezzo sul breve periodo, quello che si dice in gergo gli shortisti, cioè no? Scommettere al ribasso, insomma, in soldoni. Secondo il pezzo pubblicato, che si intitola proprio Come scommettere contro Elon Musk, tradotto in italiano, il mercato starebbe valutando in modo errato le azioni Tesla. Il giornale infatti mette a confronto Tesla con altri titoli di peso del mercato automotive e qui continua l'errore, no? Si parla sempre solo di mercato automotive. Pensiamo a Daimler, per esempio, un colosso che secondo il Frankfurter Allgemeine non può valere meno di Tesla in borsa. Dove sta dunque il problema? Negli investitori che sottovalutano Daimler o in quelli che sovrastimano Tesla? Secondo me sta in quelli che sovrastimano Tesla. Poi, vabbè. È un punto di vista, cioè come un altro. A Elon Musk viene riconosciuto il titolo di mago dei mercati, ma anche il fatto che sia comunque possibile metterlo in difficoltà con un minimo di pressione. L'articolo tedesco, certo, avverte che giocare allo scoperto, così come consiglia, può essere rischioso, con gli investitori che potrebbero perdere tutta la loro somma nel caso in cui Tesla guadagnasse il 20% e non lo perdesse. Allo stesso modo, però, l'autore del pezzo è sicuro che questo non accadrà in alcun modo. Anche voi scommettereste contro Tesla ed Elon Musk?
Beh, vi ricordo che mi pare non più tardi dell'anno scorso molti shortisti si erano messi a scommettere al ribasso, poi arrivarono i dati di vendita, il titolo schizzò verso l'alto e mi pare furono bruciati adesso vadamente, non vorrei dire un numero sbagliato, anzi sicuramente lo sbaglierò, però mi ricordo che persero gli shortisti, cioè quelli che scommettevano al ribasso, persero qualcosa come 7 miliardi di dollari o qualcosa del genere. Ricordo anche Forchielli, mi ricordo anche il nostro Bolca Bolognese, no, il finanziere bolognese Forchielli, quello che viene spesso imitato da Crozza, che anche lui dovette ammettere di aver scommesso contro Tesla e di aver perso un sacco di soldi anche lui, e faceva ammenda, faceva il mea culpa. Si è proprio in virtù di queste situazioni che capitano, in questi, si è poi coniato il famoso detto: e anche oggi, e anche per oggi Tesla fallisce domani, no? Quindi c'è questa Tesla che è il nemico pubblico numero uno. Insomma, bisogna farla fallire, bisogna farla crollare. Siamo tutti qui che invochiamo tutti, insomma, non tutti, però in tanti, anche i governi, così si invoca la mobilità green, la mobilità sostenibile, inquinare meno, non consumare, non bruciare più carburanti fossili, l'estrazione, le guerre in Medio Oriente, il petrolio, e poi quando c'è uno che lavora bene, che fa delle belle macchine, con una bella tecnologia che può veramente aiutare, anche se in parte, per carità, non che sia tutto risolvibile, ma però, no, bisogna affossarlo, bisogna distruggerlo, bisogna massacrarlo. Tesla è il pericolo pubblico numero uno. Va comunque combattuta, affossata, va comunque massacrata. Poi dopo, se Renault produce le auto elettriche, se Peugeot produce le auto elettriche, se, che cavolo ne so, arriva il nuovo produttore di turno cinese con la sua NIO, cioè, tutte quelle, beh, va bene tutto. Tutti possono produrre chicco, ma non Tesla. Tesla deve morire, deve fallire, deve schiantare. E avanti così di sto passo. Elon Musk è il, non so, il demonio fatto persona e incarnificato. E cos'altro dire? Staremo a vedere se anche questa volta tutti questi uccellacci del malaugurio, questi portatori di sventura crolleranno come già successo l'anno scorso, oppure se magari questa volta gli andrà meglio e magari riusciranno ad indebolire un po' il titolo. Ripeto, ormai è chiaro che proprio Tesla viene vista come il pericolo pubblico numero uno, cioè non si capisce per niente, cioè proprio si è creata questa cosa. Staremo a vedere. Io credo che alla fine della fiera il mercato abbia sempre ragione e alla fine non succederà niente di particolare. Magari ci sarà qualche shortista che guadagnerà qualche soldo, altri che perderanno come al solito e via discorrendo. Comunque. Così, la notizia strana, la notizia farlocca, la notizia così, non so nemmeno io come definirla, di folklore, no? Che di oggi è questa qua. Mettiamo in ginocchio Elon Musk e le azioni Tesla. Dalla Germania, l'articolo shock.